Buongiorno. Stavo ringraziando quelli che mi hanno invitato e sono molto contento di essere presente in questo contesto professionale, perché nella mia professione ho sempre privilegiato un approccio multidisciplinare alla gestione della gravidanza. E quindi il titolo che io ho dato è un titolo un po' particolare, un ruolo umanistico del ginecologo. Questo perché? Perché se è vero che l'ortopedico è il medico delle ossa, io mi rifiuto di essere il medico dell'utero. Io sono il medico di una persona che sta vivendo un momento magico e spirituale, che è quello della maternità, e quindi la mia attenzione è soprattutto alla testa di quella donna e poi anche all'utero. E allora vediamo un attimo qual è il ruolo dell'ostetrico in gravidanza. Io immagino che sia quello di accompagnare una donna dal punto di vista medico e psicologico in un periodo particolare della sua vita, la gravidanza, su una strada che noi conosciamo abbastanza bene perché l'abbiamo percorsa tante volte. E questo è un viaggio in cui è necessario fornire un sostegno, un'informazione, in un percorso che è naturale. La gravidanza è un momento normale della vita di una donna, non è un momento di patologia, verso una evoluzione fisiologica e possibilmente verso un parto naturale. E io credo che il ruolo cruciale, peculiare, in questo percorso sia svolto dall'ostetrica, che ha una capacità di avvicinarsi, anche per una questione di genere, a questo evento con una intimità, con una partecipazione che forse noi non possediamo allo stesso modo. Non parliamo poi del momento del travaglio e del parto. Io so di ostetriche che sono rimaste amiche per la vita, di alcune donne che avevano seguito in un momento così felice, così particolare, che è quello della nascita. Ma talvolta la strada è dissestata e possono subentrare delle complicanze che sono di vario ordine. Di ordine medico, con un aumento del rischio ostetrico, la gestione della gravidanza ad alto rischio, che mai come questo tipo di problematica necessita di un approccio multidisciplinare. E ho avuto la fortuna per alcuni anni di lavorare nel laboratorio di gravidanza ad alto rischio, avendo a fianco a me la psicologa. Problemi di carattere economico, sempre più presenti in questa regione, ancora più drammaticamente, dal momento in cui tutta una quota di immigrazione degli anni 80-90 si è trovata senza lavoro. Questo ha portato e porta a un disagio sociale e familiare, con una evolve poi, abbiamo sentito, dopo il primo figlio nella separazione, quante coppie conosco io, e a una diseducazione poi dei figli con tutte le problematiche della seconda generazione, della violenza. A 8 mesi dal parto il 10% di tutte le gravidanze a Trieste, studio della nostra collega Federica Scrimin, hanno vissuto un momento di violenza quasi sempre derivante dall'ambito familiare. E poi, ultimo ma non ultimo in termini di importanza, una problematica di carattere psicologico. Basta pensare alla importanza, al valore del disagio psichico in gravidanza e in puerperio. Guardate che in Italia, che è una nazione che ha un tasso di mortalità materno che oscilla intorno all'11 per 100.000, quindi siamo su una buona media europea, la quarta causa di morte legata alla gravidanza è il suicidio, e costituisce il 12% delle morti materne. Se in Italia partoriscono 500.000 donne l'anno, fatemi un po' i conti e vedete quale tributo noi paghiamo da questo punto di vista. Ed allora il percorso assistenziale diventa qualcosa di più complesso, ed il sostegno psicologico diventa un mezzo indispensabile di comunicazione, con tutta la difficoltà di saper comunicare e la delicatezza che questo momento ha nell'ambito della prestazione sanitaria, ma diventa uno strumento di cura in molte occasioni. Allora cerchiamo un po' di immaginare gli scenari che sono stati già rappresentati più di qualche volta stamattina, che si possono presentare davanti ai nostri occhi. Infertilità. 15% delle donne hanno avuto un'esperienza di questo tipo. E può rappresentarsi nella delusione di un test che non diventa mai positivo. Immaginate l'ansia che si dà, il significato che assume in quel caso la sessualità,
di questa coppia, che diventa quasi un onere da sostenere e non quel momento di incontro, di intimità, di felicità che la sessualità generalmente genera, oppure la ricorrenza di una gravidanza che si spegne nelle prime settimane, ripetutamente. Ho assistito donne che hanno avuto 10 aborti del primo trimestre, immaginate che martellamento su quell'incudine, e quindi l'accettazione di una incapacità a procreare, e in alcune realtà, ma anche nella nostra, la mancata procreazione significa per la donna un non ottenimento di un riconoscimento di ruolo all'interno del proprio livello sociale, se non addirittura un'emarginazione all'interno del clan, della tribù, del nucleo familiare, della società in cui lei vive. Quali sono gli scenari che si attivano alle nostre latitudini? Inizia la procreazione medicalmente assistita, un percorso che medicalizza e mortifica uno dei momenti più belli ed intimi della vita, ma è l'unica risorsa, non si può fare diversamente. E per fortuna funziona, come ci è stato detto, sempre con delle capacità di aumentare il rate di fecondazione, ma non tanto di fecondazione, di donne che si portano a casa un bambino, perché è lì il risultato, non è restare in stato di gravidanza. Ma anche qua paghiamo un tributo importante, perché guardate che per classi d'età le percentuali di successo sono quelle che vedete qua rappresentate, e la nostra realtà sta portando le donne a spostare sempre più avanti l'anno della fecondazione, gli anni, l'età in cui cerca di diventare madre, e la probabilità di successo di una fecondazione assistita in età superiore a 40 anni è del 5%. Vi immagino che cosa accade a quel 95% che non ce la fa dopo anni e talvolta anche costi pagati. Probabilmente potrà qualcuno proporre una PET therapy o forse qualcosa di più strutturato che voi rappresentate. Inizia la gravidanza, l'ecografia morfologica, è il momento più bello, andiamo a vederlo, arriva la madre con il marito, cominciano a vedere le mani, i piedi, qualche altra cosa, e qualcuna però paga un tributo. 2-4% delle gravidanze hanno una malformazione maggiore o minore. Quale coppia è preparata e strutturata, fa un corso di preparazione per accettare una diagnosi di malformazione e ti viene sparata con le immagini che stanno correndo davanti ai tuoi occhi, il volto del medico che cambia, chi è preparato a fare questo? E allora ancora un'altra situazione, l'interruzione volontaria di gravidanza, o perché hai una tua condizione di patologia che ti impedisce di portare avanti la gravidanza, o perché c'è una malformazione incompatibile con la vita del bambino, o perché c'è una tua scelta di non avere una gravidanza che non avevi programmato. E noi qui viviamo una situazione molto felice. In questa città non è stata mai respinta una richiesta di interruzione di gravidanza e ha un percorso particolarmente agevolato a fronte di altre realtà in cui inizia una tribolazione per queste donne, e noi siamo punti di riferimento anche per l'interruzione di gravidanza del secondo trimestre. E cerchiamo di rendere estremamente agevole questo percorso, ma è un percorso nel quale noi siamo lo strumento meccanico, ma c'è una parte psicologica che va curata in maniera altrettanto attenta. O quando sei in gravidanza e un cancro, che non è un segno zodiacale, decide di farti visita. Allora inizia un conflitto tra il diritto alla tua salute e quello di portare a termine la gravidanza. Vivere queste situazioni, credetemi, sono dei drammi che ti porti dentro per sempre come professionista. E molto spesso viene privilegiato la fertilità, si arriva a quei limiti di sopravvivenza affinché si possa far nascere il bambino, pagando anche un tributo in termini di salute di quella donna. O in gravidanza va tutto bene e quando meno te l'aspetti da un giorno all'altro qualcuno ti dice che non c'è più. E siamo su un tasso del 3 per 1000. E noi siamo una delle realtà ostetriche che ha il più basso tasso di mortalità perinatale. Ma sono eventi che avvengono e quindi noi che abbiamo 1500 parti, 1600 parti l'anno, 7-8 volte ci tocca andare a dare questa comunicazione in una donna che sta lì per partorire. O quando qualcuno dice la cicogna è stata frettolosa, neonato pretermine,
e si nasce così presto da rischiare di morire o di vivere con handicap. E ancora torniamo al discorso di prima, quale coppia fa un corso di preparazione al parto, prima del concepimento, alla gravidanza scusate, non al parto, per essere pronta eventualmente a accettare un bambino di 24 settimane che ha una probabilità di sopravvivenza dell'80% e quell'80% che vive ha un 40% di probabilità di vivere tutta la vita con un handicap. O quando non resisti ad abusare in gravidanza di sostanze lecite o illecite. E devo dire che gestendo un centro di gravidanza ad alto rischio, avendo lavorato direttamente con un ambulatorio all'interno del CERT, mi sono confrontato molto spesso con queste donne, quasi sempre sono ragazze, e molto spesso la gravidanza è stato un mezzo per recuperare una liberazione dalla droga e quindi una soddisfazione per lei e per noi, ma altre non ce la fanno e quindi continuano con la gravidanza, portano a termine questi bambini, talvolta non gli vengono affidati e noi sappiamo che sarà così, lo sappiamo prima, perché sì, tutta una rete che si attiva, si fa una valutazione di bilancio, probabilmente quel bambino non sarà affidato a quella madre, indipendentemente dal fatto che lei lo voglia o meno. O quando in travaglio si entra in contrasto con chi dovrebbe sostenerti. Ho sentito parlare di linee guida e di evidenza della scientifica, molto spesso è una presupponenza di evidenza scientifica. È chiaro che un parto in ospedale richiede dei meccanismi, dei percorsi che probabilmente medicalizzano, anche se noi cerchiamo di non farlo. Noi abbiamo la gravidanza fisiologica assistita al 100% in travaglio di parto dall'ostetrica. Però chiaramente ci sono delle esigenze che in alcuni casi, parlo magari anche di popolazioni di immigrati, contrastano con quella che è l'organizzazione del sistema. E allora l'importanza di riuscire a capire il valore di quell'etica, di quella religione, di quel modo di vivere la vita, di quel modo di intendere lo stile della nascita. E non sempre noi abbiamo questa capacità, lo dico con uno spirito di autocritica, nessuno ce lo ha insegnato. Meno che mai all'università. Allora ecco il concetto del ginecologo, dell'ostetrico, che ha una cultura umanistica, che si avvicina alla problematica, non con un atteggiamento dogmatico, ma con un momento di confronto, di apertura, di empatia, che viene percepito immediatamente e ti apre delle strade che altrimenti tu non riusciresti mai ad aprire. Per non parlare poi del disagio psichico in gravidanza imperfetta. Allora a quel punto, non avere un sostegno in ospedale nel corso della gravidanza, non solo a livello territoriale, benedetto il territorio, ma ne abbiamo bisogno anche in ospedale, perché queste donne le vediamo ogni giorno. Io ho 3-4 casi importanti al giorno da gestire da questo punto di vista. Chi lavora con me lo sa. È importante, perché qui non è più una problematica di disagio psichico, qui è un rischio di danno a se stessa. Ricordatevi la quarta causa di morte materna in Italia. Se non addirittura di danno su chi è nato. Ecco, forse questo è stato un discorso con una chiave di lettura molto particolare, ma io volevo essere particolare in questo messaggio. E io penso che noi abbiamo l'obbligo contrattuale di saper comunicare e di sostenere. E io lo dico senza alcuna presunzione, i miei anni di lavoro mi hanno forgiato da questo punto di vista, non so fino a che punto, ma sicuramente qualcosa ho imparato. E non parlo a titolo personale, parlo di me e di tutti i miei colleghi che io conosco, che all'interno della mia struttura operano con lo stesso spirito. Non è facile e non tutti raggiungono una sufficienza, ma io penso che questa sufficienza in qualche modo l'ho raggiunta. Questo libro è stato scritto ad Arzano, un paese che dista da 4 km dal punto in cui sono nato, e è un libro che vi invito a leggere tutti. E la frase finale, io speriamo che me la cavo, la faccio mia. Io non so se in questa regione per il sostegno psicologico noi siamo adeguati. Grazie per la vostra attenzione.